6 seminari, 3 degustazioni con oltre 70 etichette, queste alcune cifre di Spumanti Italia, l'evento organizzato da Bubbles Italia in collaborazione con il Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, un grande appuntamento, Pescara per 2 giorni, capitale del vino spumante. Eh sì, abbiamo provato a mettere insieme produttori dirigenti del settore di provenienza da tutta Italia per cercare di fare il punto su un grande fenomeno, quello degli spumanti italiani, che sta avendo un periodo di crescita importante sia a livello nazionale che a livello internazionale, sicuramente trainati dal successo di un fenomeno mondiale come quello del Prosecco, ma non solo, perché ogni regione, ogni territorio sta provando a utilizzare i propri vitigni autoctoni per fare la propria parte. Al nostro microfono Carlo De Iure, presidente di Vinco. Innanzitutto, presidente, come è nato questo progetto e qual è la necessità, l'esigenza, la base? Allora, il progetto Vinco, vino cooperativo, è nata da un'idea di Valentino Di Campli, che è stata poi sottoscritta da maggior parte delle cantine sociali d'Abruzzo. In Abruzzo ci sono 34 cantine sociali, di cui 32 ricadenti nella provincia di Chieti. Di questi 32, 13 cantine hanno aderito a questo progetto. 13 cantine comunque rappresentano diciamo il 60% della produzione vitivinicola abruzzese a bacca bianca. In Abruzzo vengono prodotti circa 3.500.000 ettolitri di vino, di cui 1.500.000 ettolitri a bacca bianca. Le cantine aderenti al progetto Vinco, la loro produzione rappresentano 800.000 ettolitri di vini, quindi il 60% di tutta la produzione regionale.